E tu che cazzo vuoi? Devo salire sulla torre. Perché cazzo vorresti farlo? Me l'ha chiesto Raiz. Raiz? Non sembri uno dei suoi. Ok, mi metto in contatto con Raiz e gli dico che non mi avete fatto passare. Cosa? No, non ho detto niente del genere. Vuoi salire? Sali pure. Non ce la faccio più. Vuoi abbassare la voce? Ne frego se mi sente qualcuno. Christoph, ma che hai? Stiamo cercando di sopravvivere. Papà, sono degli assassini. Sì, sono assassini. E quindi lavoriamo per loro. Così siamo al sicuro. Fai andare troppo la bocca, Cristo. Inizia a usare la testa o ci farai ammazzare. Questo affare è ancora intatto. Vediamo se ne è valsa la pena. Ehi, Karim, il secondo trasmettitore è a posto. Funziona? Karim, riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Molto bene. Sai come tornare indietro? Certo. Essere picchiato, bastardo! Ti stai facendo davvero incazzare! Alla torre.
gran voglia di parlarti. Ah sì? Chi è? Parlo con Kyle Crane. Chi è che vuole saperlo? Il mio nome è Troy e sono a capo delle Scintille, un piccolo gruppo di superstiti nel settore zero. Il settore zero è completamente isolato. Crane, prima che tu ripristinassi le comunicazioni radio, non sapevamo se c'erano altri superstiti in città. Volevo solo dirti che ti siamo davvero molto grati. Ci hai restituito un po' di speranza. Io ne sono felice. Se possiamo aiutarti in qualche modo, Crane, non esitare a dircelo. Il lavoro è finito. Il lavoro è finito. Adesso devo tornare da Reis e farmi dare il... Bene, hai svolto il lavoro che Karim t'aveva affidato e sei anche tornato indietro tutto intero. Posso avere l'antiazina ora? Credi che basti così poco per convincermi? Hai ancora molto da dimostrare. Senti, ne abbiamo bisogno davvero. Dammene un po' subito, poi tornerò e farò quello che vorrai. Avrai l'antizim quando lo deciderò io, non un secondo prima. Ma posso dimostrarti che non sono irragionevole. Fa tutto ciò che ti ordinerò e non ti darò una, ma ben due casse di antizim. Va bene, d'accordo. Che cosa vuoi che faccia? È un lavoro diverso da quello che hai fatto con le antenne. Dovrai essere un po' più persuasivo. Imporre il proprio volere. Imporre le proprie regole. Questo è ciò che rende forte un uomo. Hai creato tu stesso le regole secondo cui vivi, Crane? O sei una marionetta? Dovresti conoscere la risposta. Parla con Karima prima che decida che sei una perdita di tempo. Quanto stavolta? Una macchina piena, come sempre. Ah, amico mio, secondo me tu piaci a Reis. Sì, e perché? Perché sei ancora vivo. Il tuo prossimo compito è quanto di più semplice si possa immaginare. Devi solo raccogliere qualcosa da alcuni siti vicini. E insediamenti? La prima è l'officina Whale Station di Jaffar, appena a est di qui. Sappi che non tutte le persone con cui dovrai parlare saranno disposte a collaborare, ma tu saprai essere convincente. Dico bene? Sei qui per unirti a noi. Ah! Non sopravviveresti a lungo. Vedere che Reis non ha rispettato la parola data non mi ha sorpreso più di tanto. Ma non posso mollare. Il GRE non me lo permetterebbe. Inoltre, se ho qualche speranza di procurare... Qui Crane. Parla pure. Devo fare un altro lavoro per Reis, ma è roba sporca.
Raiz estorce denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada a riscuoterlo. Fa quello che ti chiede e restagli vicino. Ricorda qual è la posta in gioco. D'accordo. Passo e chiudo. Sono vicino al Will Station. Ce ne hai messo di tempo. Sbrigati a finire il lavoro. Quella è solo la prima tappa. Sei Jafar? Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante. L'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Raiz. Gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima. Potresti essere un balordo qualunque. Smamma! Ascoltami bene. Che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Raiz? Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Ok, va bene, cazzo. Sei davvero uno degli uomini di Raiz. Solo voi sapete essere così gentili. Ah, ecco i tuoi soldi. Prendi. La prossima volta che torno. Non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa. Ma non farmi del male. Eh? Karim, sono io. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ha funzionato, eh? Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. È lì che incontriamo il loro emissario. Crane, come va, amico? Sto sbrigando dei lavoretti per Raiz. Ha molto potere. Un sacco di gente lo teme. Puoi dirlo forte. Ascolta, amico, non c'è molto tempo. Abbiamo quasi esaurito l'Antigen. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Sto facendo del mio meglio qui, Brecken. Lo so. Volevo solo ricordarti l'importanza della posta in gioco. Dimentichi che anch'io sono infetto. Credimi, sono motivato. Va bene, d'accordo. Spero che tu riesca a tornare presto alla torre. Appena assistito a uno spettacolo incredibile. Un enorme zombie gonfio come un pallone è esploso. Ah sì, li chiamiamo bomber. Li usiamo per togliere di mezzo altri infetti. Se ne colpiamo.
capisci uno, elimina qualsiasi cosa nel raggio di 3 metri. Mi stai prendendo in giro? Mantieni le distanze e non avrai problemi. Che mi dici del corriere? L'hai visto? No, non ho visto nessuno, tranne gli zombie. Capisco. Allora dovrai andare direttamente al villaggio. Cerca un uomo di nome Gursel. Rim, sono appena fuori dal villaggio. All'interno c'è una marea di infetti. Allora eliminali! Ci pagano per proteggerli. Quindi proteggi il villaggio.
chiudere l'ingresso prima che arrivino altre fottute carogne. Manda Raiz, devo ritirare una cosa per lui. In questa casa non c'è niente. Niente. Devi parlare con Gus. Ehi, vada Gus. È lui che devi cercare. C'è nessuno? Shh, non gridare! Così attiri mostri! Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Raiz. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Raiz. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Vi abbiamo dato abbastanza! Non vi daremo più niente! Diglielo, Phil! Ayla, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Dovete smetterla di fare i prepotenti con noi, altrimenti Firkin vi picchierà! Picchialo, Firkin! Ayla, per amore, senti, non voglio guai, ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Non è un mio problema. Raiz vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se non lo farai, saranno guai per te e per la tua donna. Non puoi minacciarci così! Picchialo, Firkin! Palla finita, Ayla! Ho capito, ecco, prendi, non ho altro. Un vero uomo l'avrebbe picchiato. Io vado. Credo che tu abbia problemi più seri dei pagamenti a Raiz. Karim, ho avuto i soldi da Gursel. Mi sento un verme, ma ho i soldi. Ci farai l'abitudine. C'è ancora un ritiro da fare. All'attracco dei traghetti sul vecchio molo. C'è un traghetto? C'era, ma la Marina Militare l'ha affondato. Ricordo che decine di persone restarono in attesa del traghetto successivo, che non è mai arrivato. Ci sono delle imbarcazioni? Sì, ma le barche che provano a lasciare la baia le prendono a cannonate.